parıldayan, milyonlarca yıldızın aydınlattığı bir gökyüzü. İtalya'nın kuzeyinde Linyan kasabasındaki San Bartolome Vadisi, karanlık çöktükten sonra beliren bu manzarayla ünlü. Aosta kırsalı, yıldızları seyretmeyi sevenler için tam bir cennet. Gündüzleri sıra dağlar, uçsuz bucaksız tarlalar ve otlayan ineklerden oluşan bir kartpostal gibi. Ama en iyi manzara gece vakti ortaya çıkıyor. Giorgio Fasolino Milano'da yaşıyor ama burada da bir evi var. Çocukluğundan beri buraya geliyor. Quando fa buio, noi sempre andiamo fuori, ogni tanto ci facciamo aiutare da mia figlia che è più esperta con le stelle e in ogni caso stiamo lì, guardiamo, perché non essendoci luci è proprio come essere dentro al cielo stellato. È completamente diverso, l'unica situazione simile l'ho vissuta in mare. Bu büyüleyici manzaranın artık uluslararası bir sertifikası da var. Vadiye gece gökyüzünü izlemek için dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belgeleyen Starlight Stellar Park'ı sertifikası verildi. Vadi aynı zamanda bir gözlem evine de ev sahipliği yapıyor. Il fatto che San Bartolomé abbia appunto una qualità del cielo così elevata da aver ricevuto la certificazione Starlight Stellar Park dimostra che non solo il cielo qui è molto bello per la visione a occhio nudo, ma arricchisce ulteriormente le nostre attività di ricerca. Noi qui abbiamo un telescopio più grande che ha un'apertura di 81 cm. Più è grande un telescopio, più luce raccoglie e meglio si può studiare il cosmo. Beh, per esempio, la qualità dei nostri studi è paragonabile a quella che altri osservatori che non hanno un cielo altrettanto bello riescono a ottenere pur con telescopi molto più grandi. Quindi nel nostro piccolo abbiamo, grazie al cielo di San Bartolomé, un contributo, una marcia in più che ci è data dalla natura. Noi ovviamente ci mettiamo poi, insomma, le nostre competenze scientifiche di tutti gli studi che facciamo. Linyan Belediyesi, bölgenin doğal özelliğini korumak adına ışık kirliliğini sınırlamak için önlemler de aldı. Örneğin belediye, sokak lambalarını ışığın yukarı doğru dağılmasını önleyen özel LED versiyonları ile değiştirdi. Sono LED che hanno un'emissione proprio in una banda determinata che non va a disturbare né l'occhio umano che si sta abituando al buio e quindi che può osservare a occhio nudo il cielo, né tantomeno la nostra strumentazione. Per di più l'orientamento di questi LED e quelle che sono definite le alette che tagliano il fascio luminoso sono proprio studiate ad hoc per minimizzare l'impatto sul nostro cielo. Hedef, vadideki tüm sokak lambalarını LED versiyonları ile değiştirmek. Turistler her cumartesi hava karardıktan sonra Linyan'daki gözlem evinde astronomi dersleri alabiliyor. Takım yıldızları, gezegenler, güneş sistemi ve uzak galaksiler hakkında tam bir saatlik bir kurs alıp teleskopla gökyüzünü incelemek mümkün. Unico è che è veramente un museo naturale a cielo aperto che non si riesce a vedere in altre parti. Si riesce a vedere quasi tutto di quello che ci hanno spiegato. La sensazione che ho provato è di essere piccola piccola in un universo grandissimo sopra le nostre teste stasera, sì. Belediye ve gözlem evi, sokak aydınlatması ve planetaryumu daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyor. İşte tüm bu çabalar, bölgenin Avrupa tarafından finanse edilen Exo Eco adlı projenin Starlight Stellar Park sertifikasyonunu almasını sağladı. Yepyeni planetaryum, 19 Eylül'de halka kapılarını açtı. Ziyaretçiler günün her saatinde gökyüzünü keşfetmeye davet ediliyor. L'osservazione del cielo nasce ben prima della scienza astronomica. La scienza cerca di capire come è fatto un pianeta, come è fatta una stella, quali sono le sue proprietà e caratteristiche fisiche, per esempio. Ma il cielo, con i disegni immaginari delle costellazioni, la fantasia dei miti e delle leggende, beh, questo è qualcosa che l'umanità fa da millenni. Per esempio, qui nel nostro osservatorio c'è un complesso di monoliti che ricordano proprio, grazie a dei bronzi che sono appesi, come il cielo è stato osservato, per esempio, per misurare lo scorrere del tempo. L'alternanza delle stagioni era riconosciuta dai nostri antenati anche grazie alle costellazioni che man mano apparivano
tipiche di ogni stagione. E proprio riconoscendo queste costellazioni, i nostri antenati organizzavano la vita della propria comunità. Quindi, per esempio, il momento della semina e del raccolto. Ecco cos'è la cultura astronomica. Non è solo guardare il cielo, ma riconoscere che il cielo ci ha accompagnato nella nostra vita, dando un contributo determinante per la sopravvivenza stessa dell'umanità. Bölge, gökyüzünün büyüleyici manzarasını keşfetmek isteyenleri adeta kendine mıknatıs gibi çekiyor.